Sono qui ad aspettare il tram, cercando di guardare in fondo se arriva o meno. Ecco, questo fatto semplicissimo mi ha fatto venire in mente qualcosa di molto più importante, che riguarda la profezia fatta 105 anni fa, ormai siamo nel sesto anno, a Fatima dalla Madonna. Cioè, la Madonna è espressione della realtà superiore, come ho già detto più volte, a prescindere da come la si voglia chiamare. Ecco, nella stessa profezia si evidenziava come al termine di essa, dopo un periodo bellissimo, il sole, o ciò che venne chiamato il sole, e per cui la profezia porta il miracolo del sole, ecco, alla fine di questa profezia il sole, che ora risplende potente e forte, si staccava dalla volta celeste e precipitava sulla terra. Quello che non si capiva, o che immaginavano gli esperti, è che ciò sarebbe avvenuto 100 anni dopo, o secolo, dalla stessa. Diversamente non avvenne nel 2017, come si aspettava anche la Chiesa. Ma iniziò però la sesta estinzione di massa. Sì, iniziò nel 2017. La Madonna fece vedere la sua profezia nell'ultima, e guarda caso ultima apparizione, che era la sesta. E ora, il 13 ottobre 2022, quest'anno è iniziato il sesto anno della sesta estinzione di massa, che fece vedere la Madonna nel suo sesto e ultimo miracolo. Ecco, l'estinzione di massa potrebbe preludere la fine del mondo, la fine di questa realtà, come fece vedere nella profezia la Madonna a 70.000 persone a Fatima. Ecco, i 3-6, sesta e ultima apparizione della Madonna, fece vedere il miracolo cosiddetto chiamato del sole, ma si poteva chiamare il miracolo dell'Apocalisse, della fine del mondo. Nel 2017, 100 anni dopo, che si aspettava la fine del mondo, iniziò invece la sesta estinzione di massa, e alla fine del 2022 e 2023 ci troviamo nella sesta estinzione, il sesto anno. Ecco, i 3-6. I 3-6 vengono soprattutto ricordati nella famosa profezia dell'Apocalisse, o comunque sia della fine di questa realtà, di questo mondo. Nulla è certo, come dico sempre, finché non succede, però senz'altro ci sono 3-6 rivelati nella profezia di Fatima, in cui venne fatto vedere, come ho detto poc'anzi, il sole o qualcosa di simile adesso che si scagliava sulla terra. Ricordo la frase che disse uno dei testimoni riportati sul giornale O Secolo, di cui ho parlato e pubblicato diversi video, che diceva: abbiamo visto la fine del mondo su di noi. E intorno a lei, a questa persona che ha lasciato la dichiarazione, la gente piangeva e pregava. Ecco, in quell'occasione, come ho già detto, la Madonna, o l'espressione della realtà superiore, fermò il sole, perché era solo, unicamente, una premonizione di ciò che sarebbe venuto alla fine del tempo bello concessoci dalla realtà superiore, come ho detto prima, prescindere da come la chiamiamo. Ecco, questo è quello che mi è venuto in mente guardando e aspettando in fondo il tram. Sembra che ormai la fine di questa realtà, di questo mondo, non sia poi così lontana. Ci siamo già dentro. Sì, perché siamo nel sesto anno della sesta estinzione di massa, e la Madonna Fatima fece vedere questo profetico miracolo premonitore nella sua sesta e importante, ultima apparizione, dopodiché non si fece più vedere. Questi sono i fatti.
Dopodiché, come appena detto, la certezza l'avremo solo quando ciò che era simile al sole là in alto nella profezia sopra la Madonna cadrà sulla terra.